Gli alchekenji sono questi fiori che di solito si usano per bellezza nei giardini, sembrano un po' delle piccole lanterne rosse, e però il vero frutto che è all'interno è commestibile, di solito si usa per i dolci, e per mangiarlo ti basta staccare questa piccola lanterna, l'apri e dentro c'è il frutto. E questo lo mangi così, se proprio vuoi gli dai una lavata, ma è già abbastanza protetto dalla sua lanterna esteriore. Quindi se ne hai in giardino, ricordati che verso fine settembre, quando cominciano un po' a seccare e le lanterne si perdono un pochino di colore, si possono raccogliere e mangiare. Quindi adesso li raccolgo e poi vedo se mangiarli tutti assieme, se usarli da mettere sopra una torta. Come sapore sono abbastanza aspri, somigliano, dicono che assomigliano un po' ai mandarini, diciamo sì, una cosa del genere, come se fosse un piccolo agrume comunque. La cosa bella è che come pianta è abbastanza infestante, infatti qua abbiamo una zona dove è davvero pienissimo e penso l'avesse messa giù qualcuno, mio nonno, un sacco di anni fa, e poi a quel tempo si è praticamente invaso mezzo giardino. Addirittura qua c'è il prato, quindi spesso li tagliamo quando passiamo con il tagliaerba, altrimenti ce ne potrebbero essere molti, molti di più. Insomma, un'altra di quella frutta sconosciuta che può crescere senza quasi che tu faccia niente. È praticamente un'erba spontanea. Una volta che la metti giù, diciamo, se è la zona adatta, ti rimane per sempre e puoi mangiare frutta in questo periodo dell'anno dove magari ce n'è meno. Anche quelli che sembrano marci, tutti secchi, tu aprili perché di solito sono quelli che sono proprio al punto giusto di maturazione. Infatti, se tu guardi dentro, anche se fuori sembra tutto secco e marcio, dentro il frutto è in perfette condizioni. E appunto, di solito questi sono quelli che hanno il sapore un po' più buono. Però, insomma, tu provali, ne provi uno di questi, ne provi uno di quelli un po' più rossi e vedi tu quando ti gusta di più raccoglierli. Se hai qualche domanda su questa frutta strana, chiedimi pure, che magari so la risposta.